Noi siamo un paese senza memoria, il che equivale a dire senza storia. Pier Paolo Pasolini, 1975. E in questo paese, senza memoria, noi siamo costretti a difendere la nostra carta costituzionale. Ora, noi siamo dell'opinione, come comitato, come forum per la sanità, che c'è un articolo che noi protegge la nostra azione, è nell'articolo della Costituzione, l'articolo 32. L'articolo 32 che riconosce al cittadino italiano il diritto alla salute. Ora, non è che siamo ideologicamente contro la sanità privata, però il diritto alla salute, così come è stato scritto dalla Costituzione, può essere assicurato solo la medicina pubblica efficiente. Quando si dice che il governo, se riprende in mano la gestione delle risorse per la sanità, invece di affidarle ai governi regionali, ma poi farà sì che ci si curi dappertutto, guardate che non è così. Guardate che c'è il decreto Balduzzi, che né Frattura né il governo Renzi hanno smentito, hanno cambiato, che dice che un ospedale come l'ospedale Cardarelli, cioè DEA di secondo livello, per parlare potabile, significa un ospedale dove tu, se c'è un infarto, ti vai a curare, se c'è il tumore, che so, insomma, dove le patologie per cui si muore di più si riescono a curare. Questo decreto di sto ministro dice che per avere questo ospedale, cioè per curarti in un posto, tumori e infarti, sanità pubblica naturalmente, ci devono essere 600.000 persone. Cioè, questo significa che in Molise noi non esistiamo. C'è ragione che ci prende in giro su internet che non esistiamo. Sì, non esistiamo. Siamo 300.000, siamo troppo pochi. Vuoi ridurre le spese? Come no? Vuoi che il gallo canti la mattina? Ma certo! Vuoi che la pecora scappi nei boschi, nei prati, trovi l'erba? Circolo! Un delirio retorico, ipocrita, una cosa terribile che già fa di se stessa per la proposta un inganno evidente. Noi non dobbiamo votare contro per un'analisi puntuale, dobbiamo votare contro perché voi state sfruttando le pecore, le persone, state facendo uso strumentale, commerciale, volgare di questi esempi per dire quanto è bella l'Italia del 5 dicembre. Le pecore saranno felici, io sarò felicissimo, lei sarà felicissimo, tutti felici. Attorno a che cosa? Io credo che ciascuno di noi deve avere un punto di riferimento non autoritario, non un decalogo imposto dal comandante, ma deve avere una carta che ci accomuni, la deve avere